Dopo una maratona di oltre 2 ore e mezza è la Bartoccini Forti Infissi Perugia ad avere la meglio al tiebreak. Partita dai numerosi volti, quella vista al Pala George, con Perugia che parte alla grande aggiudicandosi i primi 2 set e poi subisce il ritorno di Brescia che domina il terzo e quarto parziale girando l'inerzia del match. Anche il tiebreak è tutto di marca bresciana nella fase iniziale. 8-5 per la formazione di casa al cambio di campo. Poi inizia la rimonza delle ragazze di coach Mazzanti che la chiudono al photo finish 15-13. MVP è Freya Olbrecht con 18 punti messi a terra ed alcune giocate fondamentali nel finale di gara. Non sono bastati per Brescia i 23 punti di Jasper e i 18 di Nicoletti. Nel prossimo turno Perugia affronterà sempre in trasferta la Saugella Volley Monza. Brescia giocherà sul campo della Savino del Bene Scandicci. Poteva sembrare facile, ma non era affatto. Quindi sì, una partita da 1000 volti. Noi dobbiamo costruire piano piano le nostre fiducia e partiamo da questo. Il nostro gioco penso che abbia avuto un cambiamento in questa settimana, però è tutto un po' in fase di allestimento e di rodaggio. Lo abbiamo dimostrato penso nei primi 2 set. Io penso che nulla da togliere a Brescia nei primi 2 set, ma credo che noi siamo entrate in una maniera molto convinta e questo per noi è fondamentale.